raffiche di vento fortissime ieri in Toscana, in particolare sull'Appennino. Gli strumenti del centro funzionale della regione hanno registrato una raffica massima di 207,62 km all'ora al passo delle radici sul versante della provincia di Lucca. In vetta della Miate al Giogo, nelle aree interne in pianura, raffiche fino a 80 km all'ora. Il vento ha battuto i rilievi insieme a una tempesta di neve che si è concentrata soprattutto nel territorio di Castiglione di Garfagnana, che confina con l'Emilia. Proprio nella stessa zona i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in emergenza per soccorrere una famiglia bloccata in auto per la tempesta, con il rischio di ipotermia e assideramento. Sempre a causa dell'inusuale vento, sfiorata la tragedia a Monsummano Terme, provincia di Pistoia, dove ieri nel tardo pomeriggio sono andate in frantumi diverse vetrate del palazzetto dello sport, danni anche a infissi e rivestimenti. Per fortuna è accaduto quando non c'era più nessuno all'interno della struttura, dove si era concluso poco prima un torneo di mini basket. Sempre per il forte vento è crollato un pallone di copertura di due campi da padel a Vinci, provincia di Firenze, installato poche settimane fa. Il danneggiamento ha colpito un centro sportivo privato. La struttura è al momento inutilizzabile. La neve è tornata a cadere sulle zone di montagna, tra cui Casentino e Valtiberina. A Chiusi della Verna, Arezzo, imbiancati il paese e il santuario, mentre in Valtiberina le nevicate sono scese a quote collinari. Mezzo metro di neve alla Betone e Doganaccia.